oggi insieme alla scuola, l'UNICEF e l'ISTAT abbiamo parlato della diversità tra di noi, i diversi abbigliamenti, i tratti somatici, disabilità fisiche o mentali, le religioni, le lingue, sul lavoro, gli immigrati, dove abiti, la nazionalità, sulla vita quotidiana, ma soprattutto sulle varie culture. La giornata della statistica italiana ed europea del 20 ottobre sarà l'occasione per coinvolgere e dialogare con i giovanissimi, i cittadini di domani. Li coinvolgeremo direttamente nella progettazione di un'indagine che li riguarda, proprio per individuare le domande, gli interessi, il loro futuro. I ragazzi, oggetto e soggetti della produzione dei dati statistici e anche della loro prima analisi. Il tema scelto per oggi è quello dell'intercultura. È un tema importante che sarà al centro di un'ampia indagine che l'Istituto Nazionale di Statistica sta organizzando per il 2019. Abbiamo lavorato moltissimo sulla curiosità dei ragazzi, cercando di guidarli alla strutturazione di un questionario, però mettendoci noi statistici al loro servizio. Cosa ne pensassimo noi degli immigrati? Se mi piacerebbe imparare una lingua straniera. Che età vorresti iniziare a lavorare? Che persone ci sono nel tuo quartiere? Cosa ne pensavano della schiavitù? La tua vita com'è? Siamo qualcosa come una decina di classi in tutta Italia. Queste domande verranno raccolte tutte insieme. Per avere anche una nostra opinione, non solo quella degli adulti. E l'obiettivo di queste attività è quello di far capire non solo ai ragazzi l'importanza della partecipazione. La partecipazione e l'ascolto sono principi cardine nella nostra azione per coinvolgere i ragazzi e soprattutto per applicare quelli che sono i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, così come indicati dalla Convenzione. Questa iniziativa che realizziamo in collaborazione con l'ISTAT va proprio nel senso di dare un protagonismo ai giovani. Mi è sembrata una giornata istruttiva. Cioè, io mi sono sentita a mio agio. È bello confrontarsi con gli altri. Hanno spiegato a noi l'utilità della statistica, come si fanno i calcoli delle medie. Una domanda banale che magari io posso fare all'amico mio, invece delle persone proprio ci studiano. Abbiamo imparato tante cose. Imparare a rispettare la diversità e a comprendere che non è sempre una cosa negativa. I numeri contano ed è importante questo, perché ogni bambino conta, non dobbiamo mai dimenticarlo.